Amici di Varese Noi, benvenuti da Nella Xenia Arena, siamo a metà partita, punteggio 37 a 27 tra Pallacanestro Varese e Alba Ferval. Vi diciamo subito che con questo punteggio l'Open Giobetti sarebbe prima nel suo girone. Basta, non ricordiamo, deve superare quota 8 punti di margine. Cosa dovete sapere su questa partita, sulla prima metà? Innanzitutto partiamo, abbiamo avuto dei problemi tecnici, vi raccontiamo i primi minuti, c'è stata una fuga di Varese 7-0, poi la risposta dell'Alba 5-0. Grande impatto di Capitan Ferrero che ha realizzato già nei primi minuti 5 punti a fine primo quarto, però gravati da ben 3 falli. Il difetto di Ferrero rimane questo, purtroppo lo conosciamo, è anche un giocatore che però ci mette tanta verve, tanta gara in campo. Scrub anche lui a quota 5 a fine quarto del primo quarto con una tripla, che poi primo quarto che diciamo è stato appunto quel 7-0, 5-0, poi un po' una partita con tante air ball, tanti errori, tante rubate, una partita un po' anonima. Meglio nel secondo quarto, che si è inaugurato con un antisportivo guadagnato a Pablo Bertone. Poi inesorabile, è accaduta una cosa stranissima, ovvero è andato in lunetta l'Alba con If ha tirato il suo libero, gli arbitri non si ricordavano più che era un'azione di 2+1, ovvero If aveva segnato il canestro, poi c'è stato un time out, poi è andato in lunetta, quindi doveva tirare solamente un libero. Gli arbitri si sono dimenticati, If ha preso l'imbalzo e ha segnato. La difesa di Varese attonita perché non si ricordava neanche lei che cosa dovesse succedere. E gli arbitri a quel momento cosa hanno fatto? Hanno fatto ritirare il libero If, anche se in realtà non avrebbe dovuto tirarlo, perché l'aveva già tirato, aveva già preso il rimbalzo, aveva già segnato dei punti. Insomma, cosa stranissima. Poi passi di Arci, che però si è subito riscattato perché ha segnato una 2 triple in fila che hanno permesso a Varese di allungare, di portarsi per la prima volta sopra quota 10 punti di vantaggio. Anche Avramovic è riuscito a sbloccarsi. Kane onnipresente, Tyler Kane ha concluso il quarto ad oggi con 7 punti, miglior marcatore in campo, migliore per Varese. Nell'Alba c'è Freeman con 10, ha fatto anche una rubata molto bella che però Scrava ha buttato perdendo il pallone. Poi ancora partita piuttosto confusa, con Varese che ha attaccato e l'Alba che ha tentato di ricucire. Si è arrivati a metà gara col punteggio, ribadiamo, di 37-27, scusate, che ad oggi dà la qualificazione all'Open Geometis. Ci vediamo qua perché è importante anche la seconda metà di gara. 37-27 a Masnago, tra poco.